benvenuti ragazzi al vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere siamo tornati qui su Clash of Clans. Allora, dall'ultimo video, diciamo, ho messo da parte risorse per due motivi. Uno, perché per aspettare. Ah, devo portare prima, ok. Devo portare l'elo 4 al doppio cannone. Ora ce l'ho l'elo 3, ma non posso farlo. Quindi speravo di poter portare all'elo 4 il doppio cannone, cosa che non, purtroppo non posso fare. Allora direi di portare su un bel po' di mura. E quindi, diciamo, per quanto riguarda le mura, siamo messi, diciamo, abbastanza bene. Ne sono rimaste giusto poche. Ora posso portare, finalmente, cosa che farò dopo, il Re Barbaro a livello 5. E quindi si sbloccherà la sua abilità. Ora, Mongolfiere, siamo a posto, pure i giganti. Devo vedere di portare su. Direi di portare a livello 5 e lo stregone, così si approfitteremo diciamo, del livello superiore, perché è uno, in alcune occasioni lo sfrutto spesso come personaggio. Ok. E quindi per il momento lasciamo così. Vediamo in questa qui cosa potremmo fare. Sicuramente ora sì, qualcosa dovremmo fare. I petardi, che tanto ci mettono 4 ore a farmare. E no, non volevo portare a te di livello superiore, bensì volevo controllare quell'interno della cosa potremmo migliorare. Direi di portare a livello su, un livello superiore, i barbari furiosi. Quindi in questo caso è buona cosa, perché aumenteremo i barbari da 6 che sono a 10. Ah, potevo fare miniera di gemme, però diciamo stiamo messi bene così. Ora, ok, l'unica cosa che posso fare è quella di almeno per quanto riguarda l'esito, è quella di livellare all'interno del laboratorio, quindi poco male. Ora volevo vedere, ok, mancano solo 64 mura, dovrebbero essere in totale intorno alle a qualche centinaio, quasi più o meno 225 mura, mi pare. Diventano 250 nel momento in cui livello il municipio. Ora, tu per caso hai un, a parte qui il barbaro, ok, non mi pare che tu hai qualcosa in modo particolare. Metto il barbaro qui. E soprattutto in questo modo riesco a buttarlo giù. Stessa cosa per quanto riguarda le difese. Ok, queste. Ok, direi di portarle da quest'altra parte. Il potenziamento della furia. E vediamo se in qualche modo si riesce a portare a casa la vittoria. Comunque penso di sì, perché sto veramente buttando giù tanta roba. Ok, spero di riuscire a. Ok, sono riuscito a buttare giù quel volano, quindi riesco a buttare giù qualche
alta difesa. Speravo pure in quel cannone, almeno con le mongolfiere, però a quanto pare non ci sono riuscito. Ora vediamo se riesco a buttare giù al quanto più possibile, forse anche il municipio riesco, perché hanno puntato tutti sopra al gigante. Non so se... Ok, spero solo che questo mortaio... No, a quanto pare no, non ha preso di mira lo stregone, e quindi riesco, per fortuna riesco a fare due stelle e non una. E quindi la cosa va molto bene per noi. Ok, quindi il secondo sarò buttato giù, cioè il municipio, quindi sono una stella. Dubito vivamente di riuscire a fare la terza stella, però intanto è già qua parecchia roba in più. Allora, non so se riesco a buttare giù un altro edificio in questi 20 secondi che rimangono. Dubito vivamente. Infatti, ok, il mortaio ha preso di mira. Però qualcosa... Ok, qualche altra cosa sono riuscito a fare, anche se molto molto poco. Ok. Sì, qui ci stanno le varie sfide. Ok, devo usare le mongolfiere, ce le ho. 1000 edifici addirittura devo distruggere. Stessa cosa, morta. Ah, ok, questa cosa è molti mortaio. E allora, volevo vedere. Ok, non ho nulla da fare, già addestrato, quindi direi di andarlo a fare subito. E direi di andare a modificare l'esercito, di togliere i giganti e di mettere i domatori. Perché sì, è vero che i domatori mi consumano l'elisir nero, però il fatto che saltano le mura è una cosa che mi va molto molto a favore. Ora direi possiamo prendere questo po' di materiali che abbiamo per fare l'ultimo muro. Anche se ho veramente veramente troppa roba da fare qui, però piano piano ce la possiamo fare. Nel mentre ne approfitto per avviare l'aumento di livello per quanto riguarda il re barbaro. Ok, quindi qui non possiamo fare altro che aspettare. Devo portare la sala di costruttore livello 4 per poter fare il nostro amico, la nostra torre d'orologio, che devo ammettere comunque sarà, quando potrò farla, sarà molto molto utile farmarla il più possibile, perché è utile in generale per farmare roba, per farmare più che altro, per quanto riguarda la torre dell'orologio velocizza di tanto, e quando dico tanto intendo veramente tanto, la produzione e la costruzione dei vari edifici. Ok, diciamo che il mio obiettivo principale era, non è tanto quello di vincere, ma quello di fare la stella. Almeno una per vedere se ci danno qualcosa. Ok, effetti torte. Ok, quindi un edificio di abbellimento, diciamo, una decorazione come prima cosa. Quindi, quando tengo 500 punti, ottengo sia l'oro che il di serra. Vero, poco, però ottengo.
Ah, ok, tanto l'elisir nero che va molto bene. Pozione di ricerca, che utile, lo uso parecchio. Ok, elisir nero, quindi parecchia cosa, parecchia roba. E i vari vantaggi che vado a ottenere lì all'interno della struttura delle cose. E quindi in quel modo vado a ottenere parecchie cose per quanto riguarda elisir nero e oro. Ok, qui una sera sono riuscito a farla, il che va molto bene. Purtroppo mi era rimasto un solo gigante perché uno è andato via. E vediamo quanto riesco. Ok, no, quell'edificio non riesco, non sono riuscito a farlo. Ora, l'unica cosa, volevo solo aspettare di completare quella che cioè, nel senso che l'avversario finisse di attaccare, per vedere cosa mi dà, cioè se ho vinto oppure no. Poi dovrò rimodificarlo ai prossimi due attacchi, perché in questo modo faccio pure la missione dell'incantesimo veleno. Tu mi ci metti se quasi 6 ore. Ok, penso, immagino che la possibilità di vittoria ce l'ha. Sì, che ha praticamente vinto, anche perché non ho. Stavo livellando il nostro amico Petardi, i nostri amici Petardi, quindi sicuramente avrà vinto. Ora, non mi rimane che aspettare la produzione per fare qualche altro attacco. Direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un mi piace, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.